Io chiamo solo te, nasce è un viaggio molto lungo. Nasce innanzitutto dall'amicizia personale con Luca, che da quando lui ha iniziato a scrivere libri e io ho iniziato a fare film, ogni volta ci confrontiamo su quale sarà la nostra prossima avventura. In questo caso qui lui mi ha raccontato questa storia e a un certo punto ci siamo detti: questo non solo può essere un film, ma può essere il nostro primo film, il primo punto di incontro di lui che scrive libri, io che scrivo film, a farlo diventare un'avventura comune. È stato un cast prima sognato da un certo punto di vista e poi messo su quando il film era ancora proprio in fase embrionale. Il romanzo, più che leggerlo, per me è stato un viaggio di racconto a voce. E durante questo racconto sì, ci siamo fatti un po' di fantasie. Un po' di fantasie di chi potesse incarnare i personaggi. Devo dire che c'erano alcuni nomi che erano abbastanza fermi, che erano Riccardo Scamarcio per Damiano e Michele Placido per Don Mimì. A un certo punto nel film noi abbiamo questa scena di ballo, che è la scena più romantica del film, tra Ninella e Don Mimì, che deve assolutamente emozionarci, e allora abbiamo deciso che non solo avrebbero ballato sulle note della canzone Io che amo solo te, ma sarebbe stata cantata da un cantante sul palco. Ci piaceva, essendo entrambi sia io che Luca fan di Alessandra, ci sarebbe molto piaciuto avere quella voce lì, quell'interpretazione lì, quel mondo lì. Lei, devo dire che è stata meravigliosa, perché l'abbiamo chiamata e lei nella prima telefonata ha detto sì, lo faccio, e ce l'ha cantata al telefono. Romantico, il film non c'è alcun dubbio, questo film qua è romantico. Tutto quello che stiamo costruendo attorno al romantico va bene, però se non ci farà battere il cuore, e ci farà battere il cuore, non sarà il film che sognavamo dall'inizio. Stiamo veramente lavorando solo ed esclusivamente sulle emozioni.